Mister Saltori, ci sono alcune squadre così storicamente che ci fanno un po' soffrire e tra queste, oltre alla Reggiana l'altra volta, c'è anche il Sassuolo. Peccato per la partita di questa sera del tuo Parma, che insomma aveva fatto vedere delle buone cose, però l'intera posta in palio è di padroni di casa. Sì, abbiamo sofferto solo a livello di risultato, abbiamo messo sotto il Sassuolo tutta la partita. Fa male, brucia perdere per l'unico tiro in porta che subisci con una palla lunga in tutta la partita, ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo fatto la partita noi, abbiamo comandato il gioco, abbiamo dettato i tempi noi, abbiamo mosso tanto la palla e sono contento. Mi porto via una bella prestazione, è un'esperienza da portare avanti col tempo che se si sbagliano gol si pagano a livello di risultato, ma fortunatamente siamo ancora piccoli e conta più la prestazione. Complimenti che sono arrivati anche dai sostenitori, diciamo così, del Sassuolo, o comunque dei dirigenti che hanno applaudito i ragazzi mentre facevano la sfilata per tornare all'interno dello spogliatoio. Sì, come ripeto, abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi meritano i complimenti, stiamo applicando tanto quello che facciamo in allenamento, lo portiamo sempre in partita e questo non è facile a 13 anni portare concetti e principi in campo la domenica. Per voi allenatori è più semplice fare la distinzione tra prestazione e risultato, il tifoso, chi segue, insomma, logicamente prima di tutto guarda quel numerino, il tabellino. Tu hai rimarcato comunque che se ci fosse stato un po' di giustizia, diciamo Sì, la buona così. sorte ci ha nettamente penalizzato, abbiamo sbagliato dopo 3 minuti un gol a porta completamente vuota, abbiamo sviluppato altre 4-5 occasioni che non siamo stati capaci di concretizzare, bravo anche il loro portiere che è stato determinante, però è così il calcio, chi fa gol vince e altri perdono.